Ciao a tutti ragazzi da Core109, bentornati sul mio canale per questo nuovissimo video. Oggi siamo qui con una nuovissima parte della guida a Inazuma Eleven 1. Allora ragazzi, siamo arrivati alla torre, lo sapevate, eravamo rimasti qui e dovevamo appunto vedere dove era Nelly, la nostra carissima manager. Vediamo un po'. E via. Puntini di sospensione non mancano mai. Molto affezionato il produttore qui del gioco, perlomeno il traduttore. E via, ok. Ok Nelly, stai raggiungendo il livello di Hillman, Smith e tutti gli altri. Not crying. Non sta piangendo, non sta piangendo. Nelly. 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 Nelly, 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 Nelly. Oh, provaci di smetterla, però Nelly! Monelli! No, vabbè, pessimo. Però dai, quanti ne ha messi di puntini? Nelly. So che sto rompendo, ragazzi, però anche loro, dai. Bisogna proteggerli. Ora è tutto chiaro. Ok, sbrighiamoci. Davvero Nelly. Ma come ti... Puntini, puntini, puntini. Ok. Andiamo all'ufficio di Nelly. Andiamo, 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 andiamo. Ma c'è Nelly dietro, non riesce a stare al passo secondo me. Con i tacchi, per me ha i tacchi. Immagino con i tacchi. Va bene, chissà perché. Oh, sembra bello vedere il campo nuovo, eh. Devo dire un po' scomodo perché non riesce più a passare in mezzo, però come estetica è davvero bellissimo. Salutiamo il signor Veteran. Ciao Veteran. E poi la sfida ovviamente non può mai mancare. Chi sei? Evolent. Evolent. Cos'è una marca di un'auto? Una gamba, non so, dimmelo tu. Cos'è Evolent? Cioè Evo. Evo velocità, Evolent proprio. Vabbè. Questa era pessima, però dai. Dà anche fastidio a volte. Va bene. Andiamo all'ufficio allora. Vediamo cosa riusciamo a fare. Su 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 su. Ed eccoci qua. Ops. Perdonatemi. Che poliziotto strano. Ma non per i puntini, eh. Mark, Nelly. Eccolo, oddio. Scusate, ho fatto tardi. 3 punti di sospensione, vabbè. Poliziotto? Chi è lei? Ecco dove si trovano tutte le prove. Quei documenti sono in mano mia. Oddio! Mamma mia. Nuovo personaggio da doppiare, perché sarà l'unica volta che lo doppierò. Vlog, vabbè. Non lo resisto, ragazzi. Accidenti. Solo se fossi arrivato un po' prima. Proprio la fatica a far sta voce ogni volta. Vabbè. Bello che... Più che fatica, perché... Cioè, fare anche una voce magari un po' più grossetta riuscirei, però se la faccio più grossetta non diventa così rauca, dove voglio che sia.
o faccio una voce così, o addirittura metallica, un po' più così, ma però... Se invece faccio una voce più rauca così, e da fare al massimo così. Tanto, mi scusi, mi aspetti quello che stai seguendo, perché devo un attimo prendere il tesoro. Ok, è tutto a posto. Dove va? Dove va? Dove va? Sì, però, sto inseguendo un tizio, almeno un po'. Volente anche te. Ma torna a vendere le tue auto. So che non vanno a buon fine, però non sta andando bene la tua campagna. Belli gli alberi intanto, come al solito. Via. Che gentile, ci aspetta sempre. Mi aspetti anche qui, Non sono sempre inutili le cose. Ho fatto anche una chiacchieratina. Un'altra sfida. Toppel. Imbarazzante. Dico solo imbarazzante. Non ho parole. Dai, andiamo. Ah, maledizione, non riesco a scappare. Che la voce è cambiata, però non pensavo di doverlo doppiare di nuovo. C'era anche un altro dialogo prima, tipo levatevi mozzosi. Però non mi ricordo più. Ci è restituito tutto. Loro sono della farm, migliorai la nostra prossima sfidante. Grandissime. Wow, non so se sia più imbranato Mark o più imbranati loro, però vabbè, è una bella lotta. Perché è imbranato, per quello ride. L'ho detto io. Il sorriso di Axel è fantastico, attenzione. Devo completare la missione consegnando delle prove. Sì, ma proprio stupido però. Evviva. Oh. Vai Jude, non ti smentirai mai. Tu tre punti di sospensione, i tuoi dread e la tua figaggine. Ah, il mio preferito Jude, sparito intanto, vabbè. Torniamo alla sede del club. Vediamo di non incontrare nessuno. Ok, sfoggio di qua così evito un attimo quella parte così orizzontale. Poi vado subito su. A questo punto faccio un training point, che dato che non l'avete mai visto, ne faccio uno così tanto per. Ho resistenza, Nathan, facciamo. In effetti non avete mai visto uno, dato che è una guida. Faccio vedere cos'è, cosa consiste. In pratica voi pagate un po' di punti, scegliete un giocatore, questo qua farà una scenetta e guadagnerà tot. Per esempio uno di resistenza in questo caso. Sono un po' spreconi, però se vi servono degli aumenti immediati può essere utile. Bene, ho fatto dare anche questo, così sono più contento. E andiamo qui. Anzi, prima. Un'altra cosa voglio farvi, un po' extra, diciamo così. Ma ci sta. Vi ricordate il carissimo Paul? Che dicevo in una parte che c'era, potevamo convincerlo. Quello che parlavi 9 volte e non riusciva a venire. Ma c'è un'ossessione. Non voglio. No, per carità, non voglio. No, per carità, non voglio. No, anche lui però che potere di sospensione. No. Piccola che... Mi immagino i traduttori a studiare le frasi. A un certo punto si sono messi anche potere di sospensione così. Proprio alla cacca perché non sapevano cosa dire. 18 volte. Bene. Quindi una nuova parte, vi dicevo anche l'altra. Magari una nuova parte. La prossima forse, però non era la prossima. Comunque vedete, un po' si ritrovano le cose, si ricongiungono in questo caso. Mi ho chiesto 18 volte. Ah, quando lo chiederemo 27 volte lo convinceremo, ve lo dico. Quindi la prossima volta sarà la volta buona. E quindi non sarà la prossima parte, ma chissà quando.
Eccolo qui. Nuovo membro del club di calcio della Raymond. Quella figaggine. Quei capelli dread. Quegli occhialini da piscina. È lui. È Jude Sharp, ragazzi, che entra nel club di calcio della Raymond. Dai, Smit, di qualcosa, che ho voglia di doppiarti oggi, non so perché, dai. Di qualcosa per notizie, sono eccitato, dai. Dai. Anche Jude potrei doppiare. Cioè, datti una calmata, Evans. No, non ci sta, non ci sta. Troppi punti di sospensione. Pare che anche Smith non scherza, comunque. Vabbè. La forza della Zeus supera i nostri limiti umani. No, non ha detto così, però vabbè. Deven, sì, un po' Jude, ricorda un po' buffa. Parla di Deven in modo come Johnny, però questo non è il discorso. Eccolo qui. Attenzione. Sta con la Zeus Dark. Wow. Più volte bandiera di, non so, Ibrahimovic. Vabbè, comunque siamo capiti. Ora è tutto chiaro. Dark è il vicepresidente della federazione calcistica. Far entrare la Zeus a torneo iniziato deve essere stato facile come bere un bicchiere di whisky. Scusate. Per lui è più facile un bicchiere di whisky che un bicchiere d'acqua. Perché l'acqua è il veleno più mortale che esista. Ok, bravo Nathan, non ti smentisci mai anche te. Attenzione a Jude, che sembra un po' così, un po' come Axel all'inizio comunque. Forza Nelly, leccili! Aia. Ray Dark, sempre lui. Vabbè, Jude, quei tre puntini ci stava. Anche a Mark. Cosa? Oh vabbè, l'hai tirato in ballo, eh? Però ci stava un piccolo dialogo anche suo. Seymour, credo sia giunta l'ora di dire la verità. Aia.
e là. Ah, che belli. Ilman, mamma mia, cosa aveva negli occhi, mamma mia. Idiota. Rei che fa rima con Mei, che fa rima con Fei, ovviamente. Io e David unimmo le forze e investigammo per scoprire la causa dell'incidente. Finché non saltò fuori che era stato architettato dalla della Royal Academy. Aveva ottenuto quella posizione assicurando una facile vittoria al club di calcio della Royal. Non ho mai capito cosa spinse Dark a ordire una simile trappola pur di vincere. Ma è probabile che per lui la Royal fosse qualcosa da poter manipolare a proprio piacimento. Manipolare! Poco dopo, il direttore della Royal Academy scomparve e Dark prese il suo posto. Avevo il sospetto che la scomparsa di David non fosse stato un incidente, ma opera di Dark. La famosa prescrizione. Sono 40 anni che do la caccia, Dark! Ma la stagione della caccia è finita, vabbè. Credete che getterò la spugna? Solo per qualche caviglio legale? La spugna magari no, però... No, Mark. Tu hai un altro compito adesso, non credi? Se vuoi affrontare la Zeus guidata da Dark, prima devi superare la muraglia infinita della farm. Se non riesci a battere loro, figuriamoci la Zeus. Non trovi? Va bene, dai, basta adesso. La parte è diventata lunghissima. Perdonatemi, ragazzi, però dai... Tra Jude, tra i misteri, tra tutto, è stata davvero una parte epic, direi. Una bellissima 24esima parte, se non sbaglio. Grande Axe, vabbè. Beh, non è che tu sei un bravo ragazzo, vabbè. Andiamo, andiamo. Vabbè ragazzi, bel mi piace, scrivete, commentate. Un saluto a tutti dal vostro Corazzo 9. Ciao ciao, doppio vlog. Ciao ciao.